Ad Arezzo va in archivio un altro fine settimana da tutto esaurito, forse il più numeroso sotto il profilo delle presenze. La folla nelle strade del centro si è trattenuta fino a tarda sera. Non poteva che essere così, del resto, con la concomitanza di tutte le iniziative della città del Natale e della Fiera Antiquaria, dove è stato premiato anche un espositore che aveva in vendita preziose statuine per il presepe. Ma c'è una parte della città che, seppur gremita di gente nel fine settimana, si sente un po' di serie B. Si tratta della zona dei mercatini di Natale che si trovano nella parte bassa della città, Piazza Risorgimento e Piazza San Jacopo, fuori da tutte le iniziative della città del Natale e quindi dai flussi turistici. Sinceramente ci aspettavamo molto più passaggio e più movimento, soprattutto nei giorni feriali. Il sabato e la domenica c'è un po' più di movimento. Però siamo insomma molto dispiaciuti perché alla fine il flusso di gente va tutto su in Piazza Grande e non mi sembra molto corretto, giusto, anche per noi che comunque abbiamo gli stessi doveri e diritti. Cioè alla fine non ci si può ridurre solo al sabato e alla domenica, avere un pochino più di movimento, mentre là è un continuo, c'è proprio un fiume di gente continuo. Quindi sicuramente dovrebbero fare qualcosa in modo che un'attrazione oppure un passaggio, qualcosa che comunque la gente debba passare di qua. È una piazza di servizio, ci viene di controbalza qui. Abbiamo un sacco di banchi, bei banchi, quindi io vendo un banco tutto di calze, uomo, donna e bambino, pigiama. Poi abbiamo le creme, abbiamo diversi generi, diciamo. Quindi invitiamo i turisti e gli aretini a venire anche qua. In Piazza Risorgimento.